Ciao, sono Sam e sarò il vostro coach nella fase 2 sul rafforzamento della parte superiore del corpo. Abbiamo finito con la fase 1, quindi siamo pronti per la fase 2. Inizio presentandovi il gruppo che lavorerà con me oggi. Abbiamo il livello 1 con Gabrielle, il livello 2 con Nicola e il livello 3 con Gary. Scegliete il vostro livello, siete voi a controllare il vostro corpo e incominciamo. Andiamo giù e iniziamo con le flessioni. Ricordatevi la corretta posizione e spingiamo su e giù. Bene. Fantastico. Ora giratevi sulla schiena per l'esercizio del pretzel. Ricordate? Incrociate una gamba sull'altra e portatela su verso la spalla opposta. Sentite bene l'allungamento nella schiena e ruotate verso un lato guardando nella direzione opposta alla vostra rotazione. Mantenete, sentite l'allungamento, rilassatevi. Tornate al centro e occupatevi dell'altra gamba. Incrociatela e portatela verso la spalla opposta. Sentite l'allungamento e portate la gamba da un lato. Tornate su e rilassate. Prepariamoci per lo stretching della colonna e degli adduttori. Vi ricordate? Un ginocchio alla volta su, mani sull'interno coscia e spingete fuori. Sentite bene di tirare. Mantenete l'allungamento. Ancora un secondo. E ora mettiamoci di lato per l'esercizio sui quadricipiti. Ricordatevi di stare in linea con il corpo. Rilassate il collo e allungate il quadricipite portando il tallone sul gluteo. Cercate sempre di sentire bene l'allungamento quando tirate il quadricipite. Ora tornate su e stessa cosa sull'altro lato. Ancora, concentratevi e assicuratevi di essere allineati. Il corpo è allineato. Rilassate la testa, sempre in linea, e tirate bene per allungare il quadricipite. Ottimo lavoro! Ora ci posizioniamo in ginocchio e allunghiamo i flessori dell'anca. Vi ricordate? In ginocchio, posizione in allungo e allungate bene, assicurandovi di mantenere la schiena ben dritta. Sentite l'allungamento e tirate sulla punta del piede per allungare il femorale. Dovete sentire di tirare bene sul femorale, tenendovi sui fianchi. Tornate su e avvicinate di più la punta del piede verso di voi per allungare meglio il polpaccio. Mantenete l'allungamento del polpaccio, rilassate e poi cambiate lato. Per allungare i flessori, la schiena deve essere ben dritta, le ginocchia ben posizionate e i flessori in avanti. Sentite bene l'allungamento e ora allungate la parte posteriore della gamba. Flettetevi sui fianchi, non piegatevi su di essi, ma flettetevi in avanti e proseguite tirando la punta del piede per allungare bene il polpaccio. Così. Fantastico! Sentite l'allungamento. Ancora un po'. Ora torniamo in piedi per fare dei respiri. Mettete una mano sullo stomaco e facciamo due respiri veramente profondi. Inspiriamo con il naso ed espiriamo con la bocca, rilassando lo stomaco. Inspiriamo ed espiriamo. Fatene ancora uno. Inspiriamo, rilassiamoci bene ed espiriamo. Continuiamo con lo stretching della testa. Portiamo giù la testa, guardiamo a terra e poi portiamola verso un braccio. Sentite bene l'allungamento. Tornate al centro e poi andate verso l'altro lato. Ricordatevi di rilassare sempre questa zona del corpo. Sciogliete le spalle, rilassate e continuiamo con gli incroci sul petto. Stiamo ben dritti. Sentiamo di tirare e assicuriamoci di afferrare bene il gomito. Ottimo lavoro, la spalla è bassa, assicuratevi che sia sempre bassa. Tornate al centro e rilassate sull'altro lato. Fate sempre bene lo stretching prima di ogni allenamento. Amate lo stretching. Ottimo lavoro, manteniamo. Perfetto, continuiamo con il pinguino. Vi ricordate il pinguino? Fate le ali, portate i gomiti fuori. Il petto è in fuori. Sorridiamo perché stiamo abbandonando lo stress della giornata. Manteniamo un po'. Ora spingiamo le braccia indietro per proseguire con il cigno. Adoro i nostri esercizi con gli animali. Il petto è in fuori, la schiena dritta.
Manteniamo. Bene. Ora allunghiamo un braccio fuori e afferriamo questo polso con questa mano. E guardiamo verso il lato opposto. Sentite i muscoli che si rilassano qui. Torniamo al centro e ripetiamolo sull'altro lato. Spingiamo giù. Tiriamo e guardiamo da questa parte. Così, bene. Fate scomparire tutte le tensioni della giornata con questo esercizio. Ricordatevi sempre di respirare durante tutti i nostri esercizi. Ora continuiamo allungando i tricipiti. Portiamo su un braccio, pieghiamolo sulla schiena e spingiamo delicatamente per allungare bene questa parte del braccio. I muscoli tricipiti. Mantenete. Tornate giù. Allungate su e portate il braccio giù. Ottimo lavoro! Andiamo avanti allungando i pettorali. Portiamo le mani dietro il collo e facciamo attenzione a non spingere la testa in avanti. Spingiamo delicatamente le braccia dietro, aprendo bene il petto. Allunghiamo i pettorali.